ragazzi, bentornati al The Meeting Show! Gianni, ma come mai iniziamo già con una sfida? Perché oggi mi sento al massimo della mia energia alfa, sono fortissimo e quindi ti lancerò il guanto della sfida. Ah, io questo guanto l'accetto molto volentieri. Ok, allora iniziamo subito. Allora io scelgo. Dimmi un po', di a tutti i bambini con quale vuoi perdere? Con quale voglio vincere, forse. Sei pronta? Sento che questa volta è la volta fortunata. Non ci credo, giuro. Chi hai trovato? Non ci credo. Trovato. Aspetta che lo apro, vedo. Chi hai trovato? No, bambini, qua ragazzi. Vai, fai vedere chi hai trovato intanto. Va bene, allora, io ho trovato Irgur. Sono emozionatissimo, Giada. E tu che hai trovato? Guarda, ho le lacrime dall'emozione. Ho trovato Lord Sol in versione d'oro! Wow, ma sei stato super fortunato! Sono fortunatissimo! Non è giusto! Sono Alfagor mitico! Mamma, non ho bisogno di... Lord Sol versione d'oro non me l'aspettavo proprio. Comunque, continuiamo. Allora, vogliamo ricordare come si gioca? Sì, vai. Allora, nella card c'è un numero qui sopra. È il numero, nel mio caso, il numero 7. Ok, e nel mio caso, ovviamente, essendo Lord Sol in versione d'oro, numero 9. Altissimo. C'è un'operazione di matematica che bisogna fare, non è esatto, difficile. Esatto, perché sotto il nostro gormita c'è un numerino, scorso pinino. Esatto. Nel mio caso è il numero 2. Va bene, dai, ci sta. Ragazzi, qua ho vinto, è sotto il numero 2, si fa la somma, però... Sì, hai vinto tu, perché 7 più 2 fa 9. E ho capito, Giada, però Lord Sol in versione d'oro... Lo so, è imbattibile, è imbattibile. Però dobbiamo ricordare una cosa ai nostri amici. Sì? Che il numero della card è sempre lo stesso. Invece quello sotto al pirino del nostro gormita cambia sempre. Oggi che ho trovato questo numero, magari dopo domani, che ne troverò sicuramente un altro, troverò un altro numerino. Però questo ho vinto! Sono fortissimo! Alfagor mitico! Ok, andiamo avanti! Ultra Alfagor mitico! Hanno tutti capito che hai vinto! Adesso basta! Vuoi un altro guanto della sfida? No, basta, guanti della sfida non ne voglio più. Però adesso andiamo a parlare di un altro guanto che è molto più bello del guanto della sfida. Il guanto alfa? Il guanto alfa, andiamo a fare un bellissimo unboxing. Lord Sol. Wow, il guanto alfa, sono emozionatissimo. È fantastico, facciamo subito un unboxing? Sì, perché devo scoprire tutte le sue funzioni. Wow, Giada, il guanto alfa! Hai visto che bello? È davvero gormitico. Ma facciamo delle distinzioni però con il bracciale mecha. Eh sì, allora, non ci sono più i token, ma ci sono le gemme. Eh sì. Qui abbiamo la gemma del cosmo, del cristallo. Dell'oceano e del magma, il mio preferito. E qui, che abbiamo già inserito, è... La gemma. Dei Solark! I Solark! Vogliamo provare? Assolutamente sì, sentiamo intanto chi evochiamo. Palladium! Wow. Bellissimo, e guarda e un po'. Fai vedere un pochino. Guarda un po' se schiaccio questo. La spada, perché serve? Per evocare i gormiti. Esatto, bellissimo questo. E poi guarda Johnny, c'è anche il suono dell'attacco. Il suono dell'attacco, bellissimo. E poi guarda un po'. La luce! C'è anche la luce! Sì, perché magari durante la notte che si vuole combattere possiamo È vero, vedere. Si riesce a vedere qualcosa. Esatto. Ma lo sai che con questo guanto possiamo evocare i gormiti come fanno i nostri amici? Ah, giusto, mi hai fatto venire in mente l'evocazione di Riff. La guardiamo. Guardiamola subito. Gormiti, potenza degli elementi! Energia del magma! Difensore del magma! Molto bene, ti devo far esplodere! Giada, Koga è davvero un elemento potentissimo per il popolo del magma! Hai proprio ragione, perché adesso il suo elemento si è evoluto da fuoco a magma. E lo sai che il magma è l'elemento più rovente che esiste sul nostro pianeta? Davvero? Sì.
può arrivare fino a 1400 gradi Celsius al momento della sua eruzione da un vulcano e sciogliere qualsiasi cosa trovi sulla sua strada. Eh già, dai, il popolo di Kerion è davvero incandescente. È vero. Sai cosa mi esalta oltre il popolo del magma? Che cosa? I fumetti gormitici! Eh beh, allora andiamo al giorno 1! E vai! Adesso, Johnny, è arrivato il momento del fumetto gormitico! Ok, allora, leggiamolo subito che non vedo l'ora di sapere la storia. Anch'io. Allora, i guardiani, ancora alla ricerca delle colonne che permettono di riattivare i guerrieri Mecha, sono arrivati nel Regno del Vento. Insomma, volete capirlo o no? Che non è un gioco, soprattutto voi, era un Nerif. Dovreste essere più seri. Non dico come Ikor, sarebbe troppo, ma... Sì, d'accordo, faremo i bravi. Ma anche in missione ci si può divertire, no? Ci rinuncio. Con voi è come parlare al vento. Del resto questo è il posto giusto. Ragazzi! Sì, dai, vediamo cosa risponde. Vento, secondo te dovremmo essere più seri? A me sembra che abbia detto Che vuol dire? Che ne so, non parlo ventese. Con voi è inutile discutere. Però dovreste essere attenti, dobbiamo ancora trovare le colonne. Potremmo essere attaccati in qualsiasi momento dai Darkan. Qui non c'è vento, che strano. Già, e di colpo camminare è diventato molto più faticoso. Già, avete ragione, è davvero strano. È come se mi mancasse l'aria. Per fortuna siete stanchi anche voi. Credevo di essere fuori forma. Almeno ha smesso di sgridarci. Vorrei fare un sospiro di sollievo, ma mi manca il fiato per farlo. Stanchi, guardiani? È ovvio, siete caduti nella mia trappola! Oh no, è Omega Kratos! In trappola? Ma qui non c'è niente! Esatto, amico mio. Lì non c'è niente! Nemmeno l'aria che vi serve per respirare. Con i miei nuovi poteri è stato facile assorbirla tutta. E ora, con quel poco che ne resta, siete in affanno. E adesso vedremo se in quello stato riuscirete a evitare i nostri attacchi. Come sospettavo, siete come dei topi in trappola. Ormai è la fine per voi, guardiani. I guardiani e la custode sono nei guai. Omega Kratos li ha attirati in una trappola mortale, sottraendo l'aria. Infatti ha reso più difficili i movimenti dei suoi avversari che faticano a respirare. Figuriamoci a evitare gli attacchi dei suoi soldati Omega. Cosa credi? Mi basta meno di un respiro per sconfiggerti. Gormiti, potenza degli elementi! Energia del fuoco, combatti Ultra Koga! I guardiani e la custode si riescono a riparare dietro lo scudo del Gormita del Fuoco, ma... Ehi, Riff! Io posso difendervi, ma senza aria non posso attaccare, il mio scudo non si accende. Non mi piace, ma forse stavolta dovremmo battere in ritirata. Sì, ma il mio bracciale indica che la colonna da queste parti... dobbiamo attivarla! Sì, è un peccato rinunciare a un soffio dal traguardo. Ah, un soffio? Sei un genio, Trek! Gormiti, potenza degli elementi, furia del vento, combatti Ultra Typhon! Se ci manca l'aria, basterà aggiungerne un po', amico mio. Pensaci tu. D'accordo. Allora scatenerò un tornado. Caricando oltre il limite la sua potente turbina, Ultra Typhon riesce a creare un flusso di energia tempestosa che incarna la potenza di 1000 cicloni. Poco male. Mi basterà sottrarvi le forze, rubarmi... No, amico mio. Non lo sai che un forte vento può alimentare un incendio? Ultra Koga spicca un salto. E ruotando nell'aria aumenta il calore del suo corpo. Tornato a terra, lancia un inarrestabile raggio incendiario, alimentato dal vortice di Ultra Typhon. Fiamme selvagge! Omega Kratos, investito dall'attacco di Ultra Koga, è costretto a fuggire. Dannazione! Me l'avete fatta! Ma non è finita qui! Stavolta ce l'abbiamo fatta, per un soffio. Già, e c'è un'altra cosa da sottolineare. Se l'abbiamo scampata, è perché un gioco di parole ti ha dato l'idea giusta. Visto, custode, divertirsi è fondamentale. Con voi due è impossibile averla vinta. Per fortuna, questo vale anche per i Darkan. E già, da questa storia mi ha emozionato davvero tantissimo. Anche a me. E a proposito di emozioni, sì, adesso è arrivato un altro momento emozionante. Quello di leggere cosa ci hanno scritto i nostri amici. Non vedo l'ora. Andiamo. Andiamo.
Oh, ora è arrivato il momento della bacheca gormitica. Sì, perché ci è arrivato un disegno da parte di Alessio. Sì, è disegnato Ultra Vulcan. Bellissimo. Guarda che bello, Gianni. Ah, l'ha fatta tutta matita. Bellissimo. Ah, e c'è anche una dedica. La leggo. Vai, la leggo. Leggi. Ciao Gianni e Giada, sono Alessio. Anch'io come molti appassionato dei gormiti e del Gormiti Show. Siete troppo simpatici, mi diverte molto vedere i vostri video. Vi invio il mio disegno, spero vi piaccia. Ops, dimenticavo, il mio personaggio preferito è Zephyr. Un mega abbraccio. Curiosa questa cosa che non ha disegnato. Facciamo così. La prossima volta mandaci Zephyr. Mandaci Zephyr. Esatto. E se anche voi volete mandarci i vostri disegni, inviateli a gormitishow.gormiti.com. Noi li mostriamo in puntata. Giada, è finita questo episodio? Sì. Cosa vuoi fare i nostri amici? Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like e condividete il video. Giusto, giusto. Un saluto da Gianni e Giada. Ciao.